Immaginate una strada che taglia il vecchio continente in diagonale come una spada, una strada che attraversa i Balcani e precipita alle porte dell'Oriente. Su quella strada che parte da Milano camminano i sogni e le speranze di milioni di innamorati. È la strada che porta ad Istanbul, è la strada che porta alla finale della Coppa dei Campioni. Buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, buonasera da Marco Signorelli e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Alberto Gaetano sono pronti a raccontarvi la semifinale di ritorno della Champions League. Inter Milan 2-0 all'andata per i nerazzurri, ma i seguaci del diavolo sono pronti a dare tutto stasera all'assalto, come scrivono i loro tifosi nell'enorme striscione alla nostra destra, per riuscire a conquistare l'atto conclusivo del massimo trofeo continentale alla nostra sinistra. Un crociato enorme che ha abbracciato tutta la curva nord, un crociato che ha portato con sé nella campagna d'Europa i vessilli delle squadre eliminate dalla formazione allenata da Simone Inzaghi. Tutto è pronto per l'inizio di questa semifinale di ritorno della Champions League. Buonasera, benvenuti in trasmissione a Marco Signorelli. Buonasera Francesco, buonasera a tutti. Finalmente la sfida finale tra Inter e Milan, le due facce di una città che vive e si alimenta del suo derby, e qui la stracittadina si respira da settimane per le strade, sui tram e nei bar, dove domattina si ritroveranno anche i tifosi, e per una delle due parti ci saranno gli inevitabili sfottò che fanno parte di una rivalità comunque sempre molto sportiva per l'Inter. Stasera il compito di gestire il vantaggio maturato all'andata e soprattutto quello di resistere all'assalto del Milan, chiamato alla remontada, all'impresa. Hernandez avanza centralmente, parte una conclusione, pallone che sfiora la traversa e termina sul fondo con Onana impietrito al centro della sua porta. Il rinvio di Magnani, il colpo di testa di Acerbi, poi Çalhanoğlu, poi vediamo Mkhitaryan attaccare centralmente, va da Barella al limite, destro, pallone sul fondo. Rincorre Brahim Diaz, la sfera che rimbalza, adesso spalle Çalhanoğlu, poi Barella anticipato da Hernandez in modo regolare secondo l'arbitro. Mkhitaryan alle spalle di tutti, Tonali che gli ruba il pallone, Tonali che prova ad andarsene, Mkhitaryan che non riesce a opporsi, Tonali dal fondo, il cross in mezzo, arriva Brahim Diaz, un rigore in movimento e la blocca addirittura Onana all'altezza del palo alla sua sinistra. La panchina dell'Inter tutto in piedi per un fallo forse subito da Barella, da Hernandez, è il momento in cui aveva recuperato il pallone il Milan, ma azione terribilmente pericolosa e opportunità clamorosa per il Milan di passare in vantaggio. Il Milan sicuramente più pericoloso in questi primi 13 minuti di partita, con le due opportunità da rete. Intanto il lancio per Dzeko che è partito in posizione regolare, non si alza la bandierina. Dzeko contro Tomori, si accentra il bosniaco, va in area di rigore, Dumfries dalla parte opposta, il tocco, Barella, destro e miracolo questa volta di Magnan, però si alza la bandiera del guardalinea adesso ad indicare come irregolare la posizione di Dzeko in partenza. Ma che parata aveva fatto Magnan da portiere di hockey. Tonali che rinvia la caccia del pallone, Rafa Leao che vince il duello con Darmian, attenzione, Leao in area di rigore, Leao un altro dribbling, Leao parte il tiro, pallone che sfiora il palo e termina sul fondo, opportunità incredibile per Rafa Leao. Eccolo qui il leone dell'Atlantico che fa fuori praticamente la difesa avversaria con una progressione devastante, e poi col piatto sinistro da posizione decentrata, anche se ravvicinata, mette il pallone di un palmo al lato del montante alla sinistra di Onana. Parte Çalhanoğlu in mezzo, miracolo di Onana su un colpo di testa, non sappiamo di chi, nel mucchio in area di rigore che si era creato, probabilmente proprio di Edin Dzeko, potrebbe essere stato lui. Non so come, non so con quale istinto, non so con quale reattività, Magmagnan è riuscito a respingere il pallone che poi è finito in fallo laterale, anzi forse Bastoni? Dzeko. Ah no, proprio Dzeko. Riflesso pazzesco di Magmagnan sul colpo di testa del bosniaco che sembrava inesorabilmente diretto in porta. Non sappiamo se è stato Dzeko un giocatore del Milan a colpire il pallone. Comunque gran riflesso di Magnan, parte Di Marco da sinistra, traiettoria uscire, Giroud che svetta, pallone inseguito da Barella in spaccata, Lautaro Martina, si vince un dribbling, la mette sul sinistro, parte il tiro, pallone che sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Magnan. È un gran derby adesso,
Intanto la rimessa laterale di Bastoni a metà sala dalle due panchine, da loro in anticipo solo Taro Martinez, colpo di testa di Çalhanoğlu, Gosens che va nella sua posizione di ala sinistra, riesce a mantenere il pallone sull'attacco di Messias, si fa arrivare Lukaku, ancora Gosens, Lukaku al limite, entra in area, Lautaro Martinez nell'area di rigore, prova a girarsi, poi si ostacolano Gosens e Lukaku, Lautaro Martinez parte il sinistro, rete, ha segnato l'Inter, il toro argentino, Lautaro Martinez con il piattone sinistro alle spalle di Maignan all'altezza del proprio primo palo, nulla da fare per l'estremo difensore del Milan. Siamo al minuto 29 nel corso del secondo tempo, ha segnato l'Inter, ha segnato Lautaro Martinez e ancora una volta colpisce la Lula. Lukaku è entrato in campo da pochissimo, che in mezzo all'area del Milan, circondato da giocatori rossoneri, alla fine riesce a trovare l'assist per Lautaro Martinez che fulmina Maignan e segna il gol che vale quanto un visto su un biglietto per Istanbul. Eh sì, vale veramente un visto sul biglietto, sul passaporto dei giocatori nerazzurri, perché ora la strada che porta a Istanbul si fa troppo ripida per il Milan. Manca un quarto d'ora al termine, qualche spicciolo, salvo ovviamente recupero, e i rossoneri dovrebbero recuperare tre reti dopo le due dell'andata. Questa di Lautaro Martinez che è arrivata al 29esimo minuto della ripresa dopo uno scambio in area di rigore con Romelu Lukaku, che ha cercato il proprio compagno di reparto da posizione decentrata quasi al vertice dell'area piccola. Non ha esitato Lautaro Martinez, ha agitato il suo interno sinistro sul primo palo e non sul secondo, è lì che si è fatto trovare impreparato Mike Maignan e il pallone è finito in porta nonostante l'estremo disperato tentativo dell'estremo difensore del Milan. Per una volta non perfetto Maignan, anche se non era semplice, perché Lautaro Martinez era molto vicino, ha visto lo spazio sul primo palo e da lì ha calciato forte, è riuscito a battere il portiere del Milan. Non si può parlare d'errore, c'è certamente la bravura anche dell'attaccante dell'Inter. Intanto ovviamente San Siro nerazzurra esplode a questo gol di Lautaro Martinez, che vorrebbe dire tante cose, vorrebbe dire il raggiungimento di un'altra finale, una finale di Coppa dei Campioni, anzi della finale, la finale più importante da disputarsi, contro una tra Manchester City e Real Madrid che giocheranno domani sera dopo l'1-1 maturato al Santiago Bernabeu. Ci sarà il ritorno all'Etihad Stadium di Manchester. Simone Inzaghi che guarda il campo, sta per raggiungere l'ennesima finale, sicuramente però la più importante della sua carriera da allenatore. Assolutamente. Attenzione, Lautaro Martinez destro dal limite, Maignan che evita la capitolazione della sua porta. Un solo minuto di recupero ha concesso l'arbitro. Un solo minuto di recupero, 20 secondi già trascorsi, come si può ancora per 40 secondi, se la segnalazione è stata corretta. Non c'è ancora molto da giocare, infatti sono di fatto già iniziati i festeggiamenti dei tifosi dell'Inter che aspettano soltanto il fischio finale. E io credo che così possa già andare in fase di commento. L'Inter raggiunge la finale di Champions League, l'Inter va a Istanbul il 10 di giugno, andrà a sfidare una tra Manchester City e Real Madrid, domani sera conoscerà il nome della sua avversaria, Inter che torna a giocarsi la Champions League 13 anni dopo il triplete, 13 anni dopo Mourinho, dopo quella finale di Madrid vinta con il Bayern Monaco. Questa sera ci si aspettava l'assalto del Milan, che in parte c'è stato più di cuore che di testa, però perché l'Inter ha retto benissimo, e l'Inter se andiamo a valutare quello che è successo nelle due sfide contro i concittadini, ha meritato questa finale. Ancora l'Inter in avanti con Dumfries, ultimi scampoli di partita in area di rigore, i nerazzurri con Collea, Lukaku parte il sinistro, la respinta di Maignan, ancora Lukaku sempre nei 16 metri, all'indietro per Bastoni con il volo di sinistro, il pallone che termina sul fondo. Potrebbe essere stata questa l'ultima azione di questa sfida, di questo derby di ritorno che ormai volge al termine. Per la verità il minuto di recupero concesso al direttore di gara è già ampiamente trascorso e sono diventati tre di recupero, quindi c'è stato un errore di segnalazione, diciamo, sul tabellone luminoso del quarto uomo. Si andrà avanti fino al 48esimo, sta per iniziare l'ultimo giro di lancette, il pallone che finisce fuori sarà a disposizione del Milan, ma molto distante rispetto all'area di rigore avversaria. I tifosi dell'Inter che stanno festeggiando, i tifosi del Milan che comunque non fanno mancare l'incitamento e l'onore delle armi ai propri beniamini, ai loro calciatori,
che hanno cercato in tutto per tutto nel tentativo di sovvertire l'esito di questa semifinale. Dopo la partita d'andata, a Teo Hernandez ancora col pallone tra i piedi, ancora un cross, ancora Acerbi, un muro invalicabile nell'area di rigore della formazione di Simone Inzaghi, e poi tiro dalla bandierina in favore del Milan, probabilmente l'ultima azione di questa partita. 47 minuti e 35 secondi sul cronometro. Da sinistra Tonali con l'interno del piede destro, la traiettoria di entrare rispetto alla porta avversaria, gran mucchio nei 16 metri nerazzurri, parte il cross di Tonali, Lukaku a spazzare la sua area, il pallone che rimbalza tra i piedi di Tomori che sbaglia allargandolo sul settore di sinistra, pallone che finisce fuori. È sostanzialmente il sigillo sulla semifinale di ritorno della Coppa dei Campioni dell'Euroderby. È finita, l'Inter è in finale della Coppa dei Campioni edizione 2022-2023. La strada per Istanbul comincia ad essere calpestata dalle scarpe, dai tacchetti degli uomini di Simone Inzaghi. Sarà una strada lunghissima, da qui al 10 giugno ci sarà da giocare un'altra finale allo Stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, l'onore delle armi al Milan che ha fatto di tutto anche stasera per guadagnare il massimo traguardo. Non c'è riuscito, ma certo nella partita d'andata aveva compromesso e molto l'obiettivo con la sconfitta per 2-0 interna. Stasera ci ha pensato Lautaro Martinez dopo una condotta di gara assolutamente perfetta, quella imposta alla sua squadra dal tecnico, il re di coppe Simone Inzaghi, che raggiunge l'ennesima finale, dicevamo forse la più importante, anzi senza forse, la più importante della sua carriera. La più importante della sua carriera finora, la più importante per tanti giocatori dell'Inter che non hanno mai giocato una partita di quella importanza, e che avranno questa grande chance appunto il 10 giugno a Istanbul, e di fronte potrebbe esserci o il Manchester City di Guardiola o il Real Madrid di Ancelotti, due clienti difficili. Eh sì, due clienti difficilissimi. Domani sera l'altra semifinale all'Etihad Stadio di Manchester. È ovvio che adesso però si tratta di festeggiare l'Inter, si tratta di ringraziare il Milan per questa stagione europea sicuramente molto molto importante condotta dai giocatori rossoneri. Niccolò Barella va a stringere la mano agli avversari praticamente inseguendoli per tutto il campo, all'interno della loro metà campo, sotto la parte di stadio occupata dai seguaci del diavolo dalla parte opposta. I Bauscia possono far festa con i loro beniamini ed esultare per questo risultato raggiunto, la finale della Coppa dei Campioni ad Istanbul il prossimo 10 giugno, a decidere questa sfida dopo la partita d'andata che era stata scandita dalle reti in pochi minuti da Dzeko e Mkhitaryan. Ci ha pensato il toro argentino, la maglia numero 10, Lautaro Martinez. È finita 1-0 per l'Inter, a me non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Alberto Gaetano per i più che mai opportuni interventi accanto a me, in postazione cronaca Marco Signorelli, Francesco Repice, nel ribadirvi che con la vittoria per 1-0 sul Milan grazie alla rete alla 29esimo del secondo tempo di Lautaro Martinez, la formazione nerazzurra approda alla finale della Coppa dei Campioni. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.